Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi parliamo di barriere a vapore, quell'elemento che non si vede ma che è molto molto importante. Andiamo a vedere che cosa sono e che cosa servono. Prima di tutto, questa è una simulazione di un muro dove abbiamo il lato interno, questa è la mazzetta, quindi dove viene montata la tapparella o la persiana, e questo è il controtelaio dove viene alloggiato l'infisso. In qualsiasi giunto che esiste tra controtelaio, ad esempio il legno e intonaco, si crea praticamente un punto di contatto non resistente. Praticamente questi due materiali non legano, quindi mi genereranno sempre una crepa. Questa crepa io la posso andare a coprire con un coprifilo, ma anche se la copro non vuol dire che non ci sia. Quindi l'umidità che è all'interno della casa, andando dentro questa crepa, va sempre più verso il lato esterno, e più vado nel lato esterno della finestra più troverò dei punti più freddi. Più trovo freddo, più questa umidità, questa area ricca di umidità si trasformerà in condensa e tornerà all'interno. Quindi all'interno mi genererà prima condensa e poi muffa. Per questo è importante creare questa barriera al vapore impermeabile. Quindi tutto l'interno della casa deve essere completamente impermeabile al vapore, perché dentro la casa il vapore c'è e bisogna fare in modo che non entri dentro i giunti. Questo è normale quando si costruiscono ad esempio le case in legno, altrimenti marcirebbe ogni cosa, no? Lo possiamo ottenere con dei reggi intonaco. Adesso forse dalla telecamera è difficile vederli, però sono queste spugne rosse praticamente, mi fanno da ammortizzatore. Io qui vedi, si può muovere, l'intonaco si muove ma non crea nessun tipo di crepa. Oppure lo posso ottenere ancora meglio con dei nastri, praticamente questi sono nastri, una volta incollati qui tra controtelaio e muro, mi fanno delle vere e proprie barriere al vapore, in questo caso perché ha un SD che ferma il vapore. Sono praticamente delle membrane che nascono appunto per fare questo tipo di lavoro. Invece sulla parte esterna, in questo caso abbiamo sempre un reggio intonaco, c'è un altro ammortizzatore che mi fa da barriera al vapore, ma in questo caso deve essere permeabile al vapore, in modo che il vapore, cioè l'umidità che può entrare dal muro qua dall'interno, possa uscire in questo punto, quindi sull'esterno e non verso l'interno. Lo posso ottenere sia con questi reggi intonaci, che con degli altri tipi di membrane, che però questa volta hanno un'alta trasferabilità al vapore. Si possono chiamare SD variabile, ad esempio, che se prendo quel tipo lo posso usare sia per l'esterno sia per l'interno, o specifici per l'esterno, quindi ad alta permeabilità, e a bassissima permeabilità per il lato interno. Queste sono le cosiddette barriere al vapore, cose che pochi conoscono, che nessuno vede, ma che sono fondamentali per non avere muffa e condensa quando si fa soprattutto una nuova costruzione con controtelaio. Quando fate controtelaio mi raccomando che sia del tipo termico e mai metallo, come ormai avrai capito dai miei numerosi video in materia, e che tutti gli elementi siano proporzionati tra di loro. Giunto primario, controtelaio, giunto secondario, infisso, tipo di vetro, eccetera eccetera. Ciao e al prossimo video!